OnRace.tv collegatevi eh! Parole di Oriano uscito da Sburoni. Buonasera amici di On Race TV, Benvenuti a quella che possiamo tranquillamente definire come una puntata da sogno e capiremo tra poco perché Questa sera ci sono in studio Riccardo Scarlato ideatore e titolare dell'iniziativa Il tuo sogno in pista oltre che della GoTV Production Ciao Fede e ciao a tutti amici di On Race TV. Insieme a Ricky Scarlato abbiamo Andrea Barbieri della AP Motorsport. Ciao a tutti. Poi Irish Scarlato, formulista ed ora tutor del tuo sogno in pista. Ciao Federico, grazie per avermi invitato, buonasera a tutti. E concludiamo con un altro ideatore che ha aggiunto un appendice al tuo sogno in pista rendendola notturna. Luca Alberti. Ciao, buonasera a tutti. Ci affianca in questa puntata Angela, finalista del concorso La Bella d'Italia, in rappresentanza della Regione Lombardia, che però ha già qualcosa da dirci. Buonasera a tutti, adesso partirà il videoclip che introdurrà il tema della nostra puntata. Adrenalina pura, cioè lui è bravissimo, veramente bravo. Riccardo, spiegaci in cosa consiste il tuo sogno in pista che è stato concretizzato nel 2013. Ecco, il tuo sogno in pista, come dice la parola stessa, è un'attività che vuole innanzitutto accogliere il popolo della strada, portarlo in pista e regalargli così un sogno. Quindi eh, nel 2013 l'avventura ha avuto inizio dal giorno stesso che a luglio ho comprato questa Lotus Exige, modello 240R. Poi entreremo nel dettaglio degli aspetti tecnici, appunto, della vettura britannica. E abbiamo deciso di andare negli autodromi più importanti d'Italia, specialmente Monza, quindi dove corre anche la Formula 1, e dare così la possibilità a chiunque di vivere l'esperienza di diventare pilota per un giorno. Questa è una cosa che sta andando molto bene, è un anno e mezzo ormai che si siamo all'interno appunto degli autodromi più importanti d'Italia, specialmente come ha detto Monza e San Martino del Lago che si trova a Cremona e abbiamo già fatto girare veramente tante, tante, tante persone, la gente scende col sorriso, ti abbraccia perché è una sensazione non da tutti i giorni per queste persone, quindi è sicuramente una gran bella attività. Come tutte le idee è cresciuta e si è sviluppata, tant'è che non ci sono più i sognatori che Saga un abitacolo della Lotus, ma cosa c'è ora anche disponibile? Ecco, io ho visto che la richiesta è sempre stata maggiore, ho voluto eh, rendere questa attività esponenziale, ossia sono andato a bussare nelle sedi di attività già esistenti come quella di Andrea Barbieri con le formule e di Luca Alberti eh, che da anni organizza serate con il proprio simulatore all'interno dei locali, brandizzare i, le loro vetture e, e anche i simulatori con il nome Il tuo sogno in pista e creare una sinergia che oggi può contare su una Lotus, tre formule Renault e tre simulatori di guida. Questo perché? Perché organizziamo anche giornate incentive. Eh, cosa sono le giornate incentive? Sono tutte quelle giornate eh, rivolte alle aziende che vogliono portare i propri ospiti piuttosto eh, che fornitori, clienti o semplici dipendenti in pista e lo possono fare eh, appunto grazie alla nostra attività rendendo uniche queste giornate sia per loro che per tutto eh, il, il contorno delle persone che stanno dietro a questa azienda. E quindi questo è stato possibile grazie alla Lotus, una formula e un simulatore. Quindi eh, il tuo sogno in pista oggi sta diventando davvero un qualcosa che interessa davvero a tante tante persone. Ed è alla portata di tutti, bene, anche quindi delle aziende. Siamo cresciuti per uh, l'insenti dalla Lotus a quello che è, il fascino con la massima espressione del motorsport, sia le ruote scoperte, Il monoposto. Assolutamente. Abbiamo scelto una Formula Renault con Andrea Barbieri. Andrea Barbieri che la Formula Renault la conosce molto bene sia come 1.600 che come 2.000, perché nel 2002 si è aggiudicato addirittura il campionato per quanto riguarda le 1.600. Andrea, parlaci di questo monoposto che porti in pista con, uh, facendo sognare anche tanti appassionati. Sì, queste monoposto sono praticamente delle Formula Renault 2000 che hanno 200 cavalli e dalle quali praticamente all'inizio negli anni 2000 avevano dato la possibilità ai vari Massa, Raikkonen e Hamilton di appunto fare la loro scaletta e di arrivare fino alla, alla, alla Formula 1. Queste vetture, eh, come dicevo, appunto hanno 200 cavalli, sono abbastanza facili da, da utilizzare e danno la possibilità anche a chi non è espertissimo di potersi cimentare in un abitacolo da corsa. Come diceva prima eh, Riccardo, appunto da questa primavera abbiamo iniziato questo tipo di, di sinergia e che devo dire sta andando veramente molto bene. Ecco. Parlava di 200 cavalli della Formula 1 2000, quindi, anche tecnicamente, abbiamo scelto e trovato un format che, a livello di potenza, equipara comunque quello che può essere un passaggio da una GT comunque sempre a una monoposto la massima espressione delle corse, sì, giusto, Ricky infatti noi quello che consigliamo sempre a chi vuole provare una formula è quella, prima di mettere il sedere su una Lotus, che poi grazie ai nostri istruttori prendono davvero le prime nozioni di guida, e poi il passaggio obbligatorio è quello della formula, però eh, prima è meglio salire su una vettura dove si è anche codiovati da un pilota professionista al proprio fianco prima di salire su una monoposto dove sei da solo e se sbagli non lascia scampo, ecco, questa è la nostra anche idea se la vogliamo vedere anche un po' più eh, futuristica come corso di pilotaggio, quindi dal GT alla Formula. Hai parlato di istruttori, Andrea lui è ormai un ex pilota, lo possiamo dire, un team manager della Primo Motorsport ha sì. appeso il casco al chiodo dopo i successi. Quindi, come istruttori, abbiamo ampliato la rosa e qui stasera c'è Irish che, anche lui, ormai dal punto di vista agonistico, non ha più troppe velleità, ma sì, si mantiene sì. assolutamente in forma con i nostri sognatori. Irish, spiegaci il ruolo del tutor in questo sì, diciamo, contesto. Sì. diciamo che io ho avuto un trascorso automobilistico e cartistico dalla fine anni, dalla fine anni '80 al 2000. E, e diciamo questo: che quando Riccardo mi ha presentato il suo progetto e mi ha detto che tipo di vettura voleva acquistare, quindi una Lotus, non ho saputo dire di no. Non ho saputo dire di no perché questa qui è una vettura che io amo particolarmente. È una vettura molto simile al, al periodo, eh, all'epoca in cui correvo io, quindi vetture senza elettronica. Le famose vetture che bisogna guidare, quindi il cambio meccanico, il suo controllo di trazione, e sono quelle vetture che a mio parere regalano molte emozioni a chi sale ed è un po' il riscontro che abbiamo avuto in questo anno e mezzo di attività nel senso che la concezione lotus è una concezione dove non c'è tantissima potenza, ma è il rapporto peso-potenza che, che fa la differenza. E questo veramente crea tantissimo entusiasmo. Io sono uno dei collaboratori, dei tutor, affiancato a, a piloti, se vogliamo, molto più esperti e soprattutto eh, attivi. E molto capaci che stimo come Riccardo Agostini, come David Fumanelli, come Oma Mambretti eventualmente e tanti altri, sono piloti che riescono a trasmettere la, la propria esperienza in maniera molto naturale a chi si avvicina. Quindi diciamo che in base all'utenza che si avvicina, che può essere un neofita, Piuttosto che un pilota o comunque un appassionato che ha già dei, dei trascorsi, si fa un briefing, si capisce con chi si ha a che fare e si danno quei suggerimenti eh, necessari per salire in sicurezza, ma soprattutto per potersi divertire. Devo dire che questo è molto bello. Insomma, un, un, ci ha presentato anche un bel parterre. Tu. Mi verrebbe da chiedere cosa ci fai lì in mezzo a questi, <ride> a questi formulisti ancora doc. Di Prima di scoprire il, quello che può essere la prosecuzione del tuo sogno in pista per tanti, vogliamo lanciare il primo passaggio pubblicitario. Però io vedo, Angela, che sei dotata di un bel nastro rosso lì da sì. stasera. Cos'è? È un pass che viene contenuto anche qui dentro al gift card. e Per ottenerlo, bisogna andare sul nostro sito www.iltsossogniampista.it Quindi acquistatelo per come regalo e abbiamo sentito che è una cosa sicuramente che sarà apprezzata. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali. Da oltre 50 anni al servizio delle imprese www.mecomer.it Oh, congratulazioni ragazzi! Ho saputo che siete andati a convivere insieme. Purtroppo. Come purtroppo? Non fraintendere, volevo solo dire che siamo una coppia non finanziabile. State a sentire. Entrate in un'agenzia Kellion oppure visitate il sito www.kellion.it per esempio, potrete avere rapidamente 10.000 euro in 60 rate di appena 199 euro al mese. Kelion, da Credito e Lavoro all'Italia. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo. Macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni, www.itosognoimpista.it Bene, questo è il cuore dell'attività diurna, la stagione però climaticamente che andiamo a affrontare è quella con più ore di buio e con un po' più fredda, quindi che ci invoglia a, ad approcciare il tuo sogno in pista in un modo diverso. E poco tempo dopo l'inizio con Enricchi Scarlato c'è chi ci ha pensato. Luca Alberti, allora un byte. Attacchiamo un bel bye al tuo in pista. E che ha già portato dei numeri interessanti. 150 eventi, migliaia di driver. Al al simulatore, insomma spiegaci questa, questa altra grande realtà. E oltre 30.000 euro di premi distribuiti che è una cosa importante. Eh. Quindi, oltre 30.000 euro, alla... quindi c'è un, un aspetto anche proprio manageriale oserei <ride> dire in questo in tu, eh, tu sono in pista by night. Spiegami un po' bene questo by esatto, night perché a, a luglio... che è praticamente dal pub alla pista si può, si può dire. Esatto, io a luglio grazie all'amicizia e alla collaborazione decennale con Riccardo Scarlato abbiamo deciso appunto di collaborare e andare direttamente eh, nei locali a cercare eh, i piloti migliori, quindi abbiamo portato il nostro simulatore, organizziamo delle vere e proprie gare all'interno dei locali con dei premi, portiamo sempre delle ombrelline, delle grid girl che non fanno mai male, un coach che spiega anche lì come si guida perché il software è altamente professionale e eh, poi alla fine della serata i primi tre classificati avranno l'opportunità appunto di venire in pista a provare sia la Formula Renault sia la nostra splendida Lotus Esige, questo è un po' il concetto. Quindi una piccola struttura che porta un, ecco, un, un aspetto che mi piace, mi prego di sottolineare, i simulatori sono una cosa che non c'entra assolutamente nulla con i videogiochi, si guida esattamente con le stesse reazioni. Esatto, che può avere. Mol, infatti l'approccio che hanno spesso i ragazzi, giustamente nei pub o nei bar o nelle discoteche, è proprio quello di eh, avvicinarsi come se fosse un videogioco. Però vi posso garantire che il ritorno eh, di sensazione quando si guida, chiaramente non c'è il movimento di un'automobile eh, e tutto quanto, però è tanto più simile, quello che c'è più simile a una vettura da, da corsa, questo ve lo posso garantire, infatti poi quando scendono effettivamente dicono ah però io ho a casa la PlayStation ma questa è tutta un'altra cosa. Ecco, quindi possiamo dire Luca che è un passaggio intermedio esattamente dal salotto di casa passare al pub con il tuo sogno By Night è già un introduction. Sì, verso sì. quella che è la realtà della pista. Sì, sì, infatti guardi, la cosa che mi fa più piacere sinceramente che poi era il mio obiettivo iniziale è quello di avvicinare più gente possibile al mondo del motorsport. Anch'io ho corso per una decina d'anni, so quanto costa e quanto è difficile avvicinarsi a questo mondo. Il bello, ripeto, di questa attività è che siamo riusciti a portare alcuni ragazzi anche direttamente sulla macchina, ma anche a realizzare tempi veramente incredibili, sì, gente ehm. che non aveva mai provato un'auto da corsa. Abbiamo la testimonianza di Andrea Barbieri eh, che ve lo può Andrea, dire o di Riccardo ehm, Scarlato. Abbiamo il tuo sogno in pista, che ne ha prodotto qualcuno che è arrivato quasi per caso a guidare un Formula 2000. Sì, 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 posso confermarlo, effettivamente dopo delle spiegazioni, chiaramente con dei briefing iniziali con anche i nostri tutor, praticamente dopo alcune sessioni effettivamente si sono dimostrati all'altezza di saper guidare una macchina da corsa e anche con dei tempi ottimi ma infatti un po' eh, quello che mi rindonde in testa da 4-5 anni questo nome il tuo sogno in pista il tuo sogno in pista che poi da un anno e mezzo e basta sono riuscito a mettere in pratica era proprio questo sogno della persona anche se vogliamo senza denari in tasca di arrivare davvero in un autodromo come quello di Monza che forse l'ha visto solo in, in televisione con la Formula 1 a cimentarsi da pilota per un giorno e, e così esaudire un proprio sogno, questa era la dinamica. Poi con Luca ehm, è stata veramente l'apoteosi perché davvero il ragazzo che va a bersi una birra e poi si ritrova in pista dopo un paio di giorni è stupendo. E con Andrea si raggiunge quasi il top, interpassando dalla Lotus. Quindi certo. oggi mi sento di dire che abbiamo creato una sinergia davvero da sognatori. Ecco, un sogno che abbiamo detto diventa realtà, ma con una realtà costruita. In, uh, in sicurezza e in anche in, apprendi in apprendimento vorrei <coughs> tornare ai nostri tutor Irish e Andrea uno si trova al pub, magari va bene al simulatore perché ha dimesticato con Playstation, però quando sale sulla Lotus Exige prima e poi sul Formula Renault c'è un momento che gli prepara <coughs> sì certo, diciamo che come tutte le cose e... Ehm... Le ore e il tempo che si dedica a una qualsiasi disciplina provoca una, una crescita, una curva di apprendimento. E diciamo che l'offerta, perlomeno per quanto riguarda il pacchetto Lotus Exige, è molto ampia. Si parte dal solo giro, quindi diciamo lo sfizzo, il sogno di poter salire per pochissimo tempo in un autodromo su una vettura comunque molto performante, perché ricordiamo questa vettura. A mio parere eh, forse quanto di più vicino c'è a una sensazione di vettura GT, vettura da turismo, da competizione, eh, dovuto dal fatto di un baricentro molto basso, da un ottimo grip e comunque una auto nata per, per la pista, non certo per la strada, anche se è immatricolata e può appunto circolare. Diciamo l'offerta è molto ampia, si parte dal giro per poi passare ai tre giri per poi fare il quarto d'ora o i 25 minuti. E noi abbiamo tra i nostri clienti della, delle persone che ci hanno conosciuto per caso o per, uh, perché gli hanno regalato una gift card, devo dire che spesso è proprio la moglie che regala o la fidanzata regala al proprio lui eh, un pacchetto di questo tipo. Fa un solo giro, si appassiona, poi ne fa tre, poi fa un quarto d'ora e chiaramente già in un pacchetto di tempo che va dal quarto d'ora alla mezz'ora riusciamo a dare eh, delle informazioni e dei consigli utili per una guida <coughs> più sicura. Pensiamo solo all'impostazione delle mani sul volante, all'utilizzo dei, dei pedali, a come bisogna frenare una vettura e al senso della traiettoria, che sono quelle cose che poi possono tornare molto utili anche nell'utilizzo eh, di tutti i giorni della propria auto, in strada. Quindi insomma mi pare di capire che il tuo sogno in pista ormai sta raccogliendo. Veri e propri sognatori che è la prima volta che salgono beh, su una Lotus, su un'auto spero di no, certo, perché no. i ragazzini hanno, fanno un percorso... la so patente per Ecco, provarle. bene, quindi ci vuole la patente e almeno quindi l'esame di guida, una macchina esatto. della guidata. Però ci sono, cominciano ad essere anche quindi appassionati attivi, coloro che hanno un'esperienza almeno con la nostra Lotus, certo. import, importante comunque di base. Sì, sì. Ci sono clienti che vengono la prima volta appunto perché magari la, la moglie gli ha regalato questo giro. Si appassionano talmente tanto alla vettura e agli insegnamenti che essi ricevono. Che ti chiamano magari dopo un paio di settimane invece dei tre giri vogliono fare il quarto d'ora poi la volta dopo la mezz'ora proprio per migliorarsi anche loro eh, come, come piloti ecco e questa è una cosa davvero che mi fa davvero piacere perché vuol dire che la macchina è azzeccatissima io sono contentissimo di questa vettura perché quando la gente sale su questa, su questa macchina quando, quando poi scende ti abbraccia e vuole ritornare quindi io penso di aver fatto bingo scegliendo questa vettura che come diceva Irish è molto molto vicina alla macchina della corsa. Ancora una vettura con la guida da pilota vera senza esatto. ausilio dell'elettronica, come ricordiamo il Formula Renault 2000, che forse il controllo di trazione ancora doveva scoprire cosa fosse all'epoca. No, Bene, certo. allora abbiamo visto, ricordiamo quindi il, la, la gift card, la sua allora. efficacia. Angela ce la sta mostrando. Abbiamo ancora un passaggio pubblicitario, ma per contattare lo staff, visto che ormai siamo lanciati il tuo sogno in pista, come possiamo fare Angela? Per contattare lo staff andate sul sito www.sogninpista.it Bring the Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2015. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. WeGo, il nuovissimo scooter elettrico autobilanciato, rappresenta un'innovazione nell'ambito degli spostamenti cittadini e non solo. Agile e maneggevole, si impara a guidare in pochi minuti. La batteria è a litio, con un'autonomia di 38 km. WeGo è per privati, golfisti, aziende, aree promozionali, supporto alla mobilità e settore turistico. WeGo, il nuovo modo ecologico di vivere l'ambiente in tutta comodità. Per tutte le informazioni www.wigoscooter.com Bene Luca, io direi, come, spiegaci come impensi di incrementare i numeri che abbiamo presentato poco fa, quindi il futuro del torsione in pista by night. Esatto, allora noi intanto eh, voglio dire che eh, abbiamo quattro campionati in corso perché il locale può eventualmente scegliere anche la possibilità di fare più serate non solo la serata singola, eh, in quasi tutta la Lombardia per cui c'è la possibilità per tutti veramente di provare e vincere i nostri premi e invece per il futuro, eh, qui lo dico in anteprima, arriverà un nuovo simulatore eh, rosso fiammante come le nostre vetture, logato proprio il tuo sogno in pista. E c'è la possibilità anche, stiamo ricercando anche dei collaboratori eh, che avessero voglia di mh, collaborare con noi proprio per allargare allargare la, la proposta anche perché abbiamo parecchie richieste però non riusciamo a soddisfarle tutte quindi chi fosse interessato noi fornia, forniremo la struttura quindi eh, il format ormai dell'evento che ormai è consolidato insomma. Molto bene grazie Luca e Bocanupo quindi eh, altro lavoro in vista per gli istruttori salutiamo quindi Iris Scarlato che li sta rappresentando tutti i formulisti che sono anche attivi come abbiamo sentito e... Vanno, hanno trovato anche con Nelto Sono in pista una possibilità di carriera. La stessa cosa vale per eh, Andrea Barbieri che salutiamo, anche lui quindi avrà tanti formulisti da portare a spasso negli autodromi d'Italia con le sue Formula Renault. Avremo già programmate da gennaio ad aprile 12 date a Monza presso il mitico tempio della velocità con la nostra Lotus Exige. Eh, ragazzi, io vi propongo questa gift card, come vedete, eh, come ci ha fatto anche vedere prima Angela, all'interno c'è il pass pilota dove dietro mettere il nome di chi si, a chi si vuole regalare appunto questa fantastica gift card e poi nulla, si viene in pista, noi abbiamo il vostro numero della tessera e in base al regalo che vi hanno fatto o che vi siete fatti vi mettiamo in macchina per, il giro, per i giri che avete acquistato. Quindi è una gift card veramente molto molto bella che si può trovare all'interno del sito internet che è iltuosognimpista.it. Quindi eh, un'idea sicuramente diversa, non solo per Natale, ma anche può essere una ricorrenza, un San Valentino, piuttosto che una festa di compleanno, o un regalo eh, così per stupire il proprio lui o, il proprio, o la propria lei, perché non sono solo le ragazze che acquistano, ma anche tanti ragazzi per la propria fidanzata regalano un giro. Appunto sulla Lotus Exige, magari perché se ne vogliono liberare. <ride> ma io no, non ho visto il livello di sicurezza e di soddisfazione dei quanti hanno girato, sino adesso penso di no. Ecco, dai, un flash, ma abbiamo parlato un po' del sogno in pista, lasciando in che sono tutti maschiacci, ma abbiamo no, avuto invece delle ragazze che sono avvicinate a questo? Assolutamente. che hanno anche, sognato e poi. Anche molto grintose, poi Ari ci potrà. Eh, confermare, ci sono ragazze che veramente eh, tante, sempre di più tra l'altro negli ultimi mesi che vogliono venire in pista a provare la vettura, una cosa che non abbiamo detto sono i contatti di Luca Alberti per chi volesse, chi ha un locale volesse la sua struttura all'interno della propria location che è la pagina Facebook Sì, io direi, noi stiamo lavorando, cioè sto, sto lavorando molto con la mia pagina Facebook che è luca.alberti.92 oppure la mia mail sim tony con la y-chiocciola Mentre per contattare Andrea? I miei contatti sono infochiocciola e poi c'è anche il sito apimotosport.it dove saranno impegnate fo le formule nei prossimi, a parte il 12 novembre a Modena? A parte quello poi facciamo diverse mh, giornate di pista sul circuito di San Martino del Lago a Cremona o a Castrezzato o Brescia. Ecco, tra l'altro per i giovani cartisti, eh, per chi volesse, si fanno anche proprio dei, dei turni, delle giornate. Sì, delle giornate or, intere, intere, proprio per, dove lì si inizia a lavorare anche proprio con la telemetria, camera car e quant'altro. Quindi, ecco, questo qui è un messaggio sicuramente rivolto a giovani cartisti che vogliono scendere dal kart e salire su, su una monoposto. Tra l'altro. Per Chi volesse avere questo tipo di approccio, come già ne abbiamo fatte tantissime di queste giornate, ci può contattare direttamente anche a noi al Quindi, autonomi internazionali, abbiamo sentito Francia Corta, Monza, Modena ormai è già qua alle porte. Ricchi, qualche altra pista? San Martino che del Lago, San Martino del Lago, Cremona è una pista molto bella di 3,9 km. Un rettilineo di un chilometro. Sia la nostra Lotus che le nostre formule si sposano al massimo in queste tracciati. Tra l'altro lì facciamo anche tante giornate incentive per le aziende. Quindi, eh, che vi devo dire? Grazie a tutti, e abbiamo capito che sognare si può, si deve, ma si deve anche andare avanti materializzando i sogni. Ciao e buona serata. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Onrace.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni.